finale della Coppa dei Balcani. Ricorderemo che il primo incontro, ora abbiamo visto un tiro di Šestić che è stato deviato con grande stento dal portiere Jordache oltre il fondo. Vediamo lo stesso Šestić che si avvia verso la bandierina per calciare il primo calcio d'angolo in favore della Jugoslavia. L'incontro di andata per questa finalissima della Coppa dei Balcani è stato vinto dalla Jugoslavia a Belgrado per 2-0 con reti di Mirocevic e di Krstičević. Romania e Jugoslavia tornano quindi ad affrontarsi dopo quel 2-0 in favore della Jugoslavia, che pertanto ha buone possibilità di aggiudicarsi il trofeo. Ma a parte quel 2-0 dell'andata a Belgrado, c'è stata tutta una serie di confronti fra queste due rappresentative che i sorteggi europei e mondiali hanno accomunato negli stessi gironi di qualificazione. Ricordiamo il 2-0 di Zagabria, ma in favore dei romeni nel 77, e l'ancor più clamoroso 6-4 di Bucarest, ma in favore degli jugoslavi, e la famosa tripletta del debuttante Šušić, che oggi ritenterà ovviamente di ripetersi. È interessante rilevare che delle formazioni dello 0-2 di Zagabria sono oggi in gara quattro giocatori romeni, Sames, Krišan, Jordanescu e Balanci, e due soli jugoslavi, Šurjak e Buljan. Viste le brutte prestazioni della nazionale olimpica, che salvo alcuni lievi ritocchi poteva essere benissimo la vera e propria nazionale, il selezionatore Miljanic ha cambiato rotta, è andato a pescare il 31enne Buljan nell'Amburgo, e tanto ha fatto da ottenere anche i permessi delle autorità militari per Šurjak e Zajec, che in campionato non si vedono ormai da più di un anno. Ha lasciato fuori Primorac e Matijević, la coppia centrale di difesa che ha fatto tremendamente acqua a Mosca, anche a costo di rinunciare ad un lungo come Primorac, preziosissimo per i suoi stacchi di testa nelle aree di rigore avversari. Ha dovuto rinunciare Miljanic pure a Petrovic, a Šliškovic, infortunati. Petrovic avrebbe certamente giocato se fosse stato in salute, ma dubitiamo che Šliškovic sarebbe entrato, perché l'estroso attaccante del Veles è da tempo ai ferri corti con la commissione della nazionale. Come mezzala, quindi, prima della partita, come altra mezzala, erano rimasti in predicato il Jagnanin, l'ex Zagabresi che gioca nel Crvena Zvezda, Krstičević, oppure il Montenegrino del Budućnost. Vedremo ora chi ha schierato Miljanic. Intanto vediamo che Zajec manovra con il numero 4, ha dato al centro, dove vediamo col numero 9 Zlatko Vujovic. Šurjak è stato superato dal numero 10, che dovrebbe essere Jordanescu. Vediamo Krišan che aveva dato molto filo da torcere ai difensori jugoslavi, ma soprattutto quel famoso 2-0 di Zagabria. Krišan ora sta per battere una punizione. Vediamo in porta Pantelić. Jovin di fronte a Krišan. Zoran Vujovic ha allontanato di testa, Jordanescu ha colpito al volo e ha mandato oltre il fondo. Pantelić, ricordiamo, ha giocato anche nella formazione olimpica, non aveva brillato, ma d'altra parte anche il suo sostituto, la riserva Ivković, quando era stato schierato aveva denunciato parecchie incertezze. Ultimamente Pantelić però nella sua squadra, nel Radnički Drniš, si è dimostrato in ottima forma, lo abbiamo visto anche alla televisione, se qualcuno ricorderà l'incontro fra il Radnički Drniš e il Sarajevo a Sarajevo, terminato 1-1, con Pantelić fra i migliori per la squadra di Drniš. Intanto vediamo Negrima, che ha mandato in avanti. Zajec è entrato nella combinazione dei giocatori romeni e ha mandato in fallo laterale. Intanto abbiamo visto col numero 8 di spalle l'ex giocatore della Dinamo di Zagabria, almeno così ci è parso, e attualmente della Crvena Zvezda Jagnjanin. Vediamo la coppia di difesa,
è formata quindi da Zoran Vujovic e da Jovim della Crvena Zvezda. Jovim aveva giocato l'ultima partita alla nazionale olimpica ed era stato uno dei migliori, dobbiamo dire, per il poco che aveva giocato Jovim contro la squadra dell'Iraq. Si era infortunato e poi non era più rientrato in nazionale. Tra l'altro non era rientrato nemmeno nella Crvena Zvezda di Belgrado. Dopo due giornate del campionato jugoslavo, Jovin non ha ancora giocato nella Crvena Zvezda. Intanto vediamo dalla sinistra un cross di Vujovic, ha rinviato di testa Balacci, ci sembra. E il pallone in fallo laterale. Jovin è pronto ad effettuare la rimessa in gioco. Pallone che non è terminato fuori, ma c'è stato un fallo di Zlatko Vujovic e c'è una punizione in favore della Romania. Munteanu ha scambiato con Christian. Sames è il numero 4, capitano. Stefanescu, ancora Sames. Evitato Suriak e Šestić, però vediamo che il pallone viene conquistato da Janjanin. Janjanin ha dato a Suriak, ecco Suriak con la sua caratteristica falcata. Ha perso il pallone, in modo diremmo anche ingenuo. C'era libero alla sua sinistra Vujovic, poi c'è stato un fallo di Janjanin. Ricordiamo che mentre la formazione nazionale olimpica stava giocando a Mosca, una formazione, una rappresentativa, cosiddetta rappresentativa, messa su da Miljanic in fretta, aveva fatto un giro per diverse città della Jugoslavia e aveva subito delle sonore sconfitte da squadre anche molto deboli. In questa formazione avevano giocato Suriak e Zajec. Ovviamente Miljanic aveva voluto questi incontri per permettere soprattutto a questi due giocatori di ritornare in forma dopo la lunga assenza dalle competizioni, anche se i due atleti avevano continuato ad allenarsi anche durante il servizio militare. Di quella formazione aveva fatto parte anche Janjanin, una formazione che, ripetiamo, però non gareggiò con molta efficacia. Intanto vediamo una discesa e Pantelic che libera di piede su un tiro di Raducanu. Grossa occasione per la Romania. Raducanu ha calciato con prontezza, è stato bravo ed anche fortunato, dobbiamo dire, il nostro Pantelic. Intanto vediamo Klincharski che ha il numero 6, che dà al centro per Zoran Vujovic, da questi a Zlatko, fratello gemello, ancora uno scambio fra i due, poi Sušić, ecco Sušić con il numero 11, Janjanin ancora verso Sušić, preceduto nettamente da Sames, è entrato poi Suriak che gioca il numero 10, come vedete, ha dato a Janjanin. Zlatko Vujovic non riesce a farla franca con Munteanu, recupera però Janjanin, anzi Klincharski verso Vujovic, Zlatko, buono il suo cross ma nessuno è pronto ad intervenire in avanti. Jordache rispetto, ricordiamo che i giocatori jugoslavi hanno ripreso il campionato da due domeniche, il campionato rumeno invece è già giunto alla sua quarta giornata. Proprio nell'ultima giornata molti dei giocatori oggi in campo si sono dimostrati in gran forma, soprattutto ricorderemo Munteanu, Sames, Krišan, Multescu. Intanto c'è un fallo di Sames su Sušić, battuta la punizione, il pallone adesso è a Suriak, ma pare che il tiro libero deve essere ripetuto. Ecco infatti Janjanin che dà sulla sinistra, ancora, cosa è successo?
il pallone non era nella posizione esatta. Ricordiamo che l'arbitro che dirige l'incontro è il turco Ok. Intanto vediamo che è terminato a terra Zlatko Vujovic, punizione in favore della Jugoslavia. Protesta Stefanescu. Vediamo che Šurjak si appresta a prendere la rincorsa. Sušić tocca sul destro a Klinčarski. Klinčarski non è certo l'uomo più adatto per effettuare i tiri da lontano. Tra l'altro non è stato nemmeno in grado di effettuare il cross. E vediamo avanzare ora i rumeni. Kamataru è un giocatore che non era stato annunciato nella formazione di Kovac ieri e che è stato schierato all'ultimo momento. Raducanu intanto dal centro. Munteanu tiro oltre il fondo. ...0-0 il risultato e sono trascorsi circa 15 minuti di gioco. Zoran Vujovic ha dato a Panteric. Colpo di testa di Negrila. Zlatko Vujovic, Negrila, Sames, Stefanescu. Stefanescu non riesce ad aggirare Sušić, dà indietro al capitano Sames. Munteanu, il terzino, si è portato in posizione di ala. Zajec arresta col petto, accompagna il pallone verso Vujovic, poi interviene Šestić. Šestić sbaglia nettamente, ma aveva avuto anche l'opportunità di riprendersi quella palla per un rinvio errato di Munteanu. In effetti è Negrila che manda in avanti verso Raducanu, che termina a terra. Poi vediamo Šurjak. Bello questo tunnel sul suo avversario Iordanescu. Sbagliato però nettamente questo tentativo di lanciare verso la porta avversaria Sušić. Entra Klinčarski. Buona questa finta. Il pallone a Šurjak. Da questi a Janjanin, poi Sušić. In fuorigioco può trovarsi Zlatko Vujovic. Il risultato è sempre di 0-0. Si gioca a Bucarest la seconda finale, ricordiamo, della Coppa dei Balcani. Il primo incontro è stato vinto dalla Jugoslavia a Belgrado, allo stadio di Karaburm, come qualcuno ricorderà, per 2-0. Vediamo intanto avanzare Stefanescu. Colpo di testa di Buljan. Poi Zoran Vujovic ha dato a Janjanin e da questi a Šestić. Šestić fugge al tentativo di placcaggio di Munteanu. Si allarga troppo sulla destra. Insiste nel dribbling. Tenta anche l'impossibile Šestić. Spettacolare, teatrale questa sua azione, ma inutile dal momento che Negrila all'ultimo tentativo di dribbling è riuscito a togliergli la palla. Intanto c'è una rimessa in gioco per la Romania. Iordanescu in avanti verso Krišan, interviene però Jovin, che di testa manda oltre il fondo. Abbiamo visto per un attimo anche
la panchina della Romania con Kovac ed ecco avanzare Šuriak, mentre il pubblico reclama una punizione in favore della sua squadra. Sušić, incredibilmente impreciso, Sušić, Iordanescu, Krišan, sbaglia Krišan, Zajec è ben piazzato, manda un pallone davanti per Klinčarski, anzi Janjanin. Ecco Janjanin, che ricordiamo fino all'ultimo è stato in forse. Šuria, che era in buona posizione, l'ha preceduto di testa Munteanu, il pallone è terminato al portiere Iordanescu. Dicevamo di Janjanin, passato quest'anno dalla Dinamo di Zagabria al Crvena Zvezda di Belgrado, ora in testa alla classifica. E intanto vediamo che discendono con Raducanu i rumeni, ma Raducanu, abbiamo avuto l'impressione, si è gettato da solo a terra cercando di provocare, di ottenere dall'arbitro il calcio di rigore. In effetti è detto che l'arbitro Ott è rimasto impassibile e ci sono soltanto queste proteste da parte del pubblico. I romeni comunque si dimostrano nettamente più pericolosi nelle loro azioni. Iordanescu dà un pallone a Penteanu. Ecco Krišan, Raducanu, è intervenuto Jovin a spezzare l'azione dei romeni, poi Buljan di testa e Šestić, arrischiandolo un poco, comunque è stato molto preciso, ha dato indietro a Pantelić. Ecco Šuriak, che ha cambiato anche il numero della maglia. Già nelle ultime prestazioni nazionali Šuriak, pur col numero 11, giocava in posizione molto arretrata. Questa volta vediamo col numero 11 è Sušić, col numero 9 è Zlatko Vujović, col numero 7 è Šestić, col numero 10 è Šuriak, col numero 8 è Janjanin. Anzi, già che ci siamo, incominciamo dal portiere, che è... Intanto vediamo cosa fa Iordanescu. Buljan ha sferrato di testa, poi è intervenuto Jovin, che però ha commesso fallo, punizione in favore della Romania. Dunque diciamo, in porta Pantelić, il numero 2 Zoran Vujić, il numero 3 Jovin, il numero 4 è Zajec, il 5 Buljan, il 6 Klinčarski, il 7 è Šestić, l'8 è Janjanin, il 9 Zlatko Vujović, il 10 Šuriak e l'11 è Sušić. Vediamo cosa accade ora e poi leggeremo la formazione rumena. Vediamo Raducanu, pericoloso colpitore con il sinistro. Ed ecco il tiro rete. 1-0. Iordanescu ha segnato. La barriera è stata impostata malamente e non c'è stato niente da fare, non c'è stato niente da fare per Pantelić. 23esimo minuto di gioco, Iordanescu ha portato in vantaggio la Romania, 1-0. Ecco, ora vi leggiamo la formazione rumena. Iordache è il portiere, il numero 2 è Negrida, il 3 è Munteanu, il 4 Sames, il 5 è Ștefănescu, il 6 Penteanu, il 7 è Krišan. Attacca la Jugoslavia in buona posizione, Sušić, il pallone oltre il fondo. Dunque il numero 7 è Krišan, il numero 8 è Iordanescu, autore della rete, il numero 9 è Kamataru, il 10 Tikleanu, l'11 Raducanu.
Manca quindi il terzino Tilikoi, che era stato annunciato. Manca Balacci, che avrebbe dovuto giocare. Manca l'infortunato Beleni e l'altro infortunato, il capitano, cioè Dinu. Dinu che è stato sostituito da Tiklean, un giocatore che si dice, eccolo col numero 10, ora in grande forma. Klincharski e Tiklean. Tiklean supera anche Zayez. Rimedia Jovin, Klincharski interviene. Vediamo Jagnanin, Klincharski, Shuriak. Ha un difettoso resto di palla Shuriak e mette in azione gli avversari. Stefanescu termina a terra l'atleta rumeno e Šestić prosegue, ma il pallone viene subito tolto da Negrila. Poi Krisa, Negrila. Avanza Iordanescu, fa partire il tiro, ribattuto, Šestić allontana. Colpezza di Samis. Jagnanin si fa sfuggire il pallone. Comunque recupera Sušić. Zlatko Vujović. Sušić. Malinteso fra i due, ne approfitta il numero 6, Benteanu. Kamataru. Ricordiamo che come centravanti era stato annunciato ieri Multescu, all'ultimo istante sostituito da Kamataru. Iordanescu a Munteanu. Munteanu che ha solo Zayev di fronte, lo ha superato e para. È 2-0. 2-0, questa volta ha segnato il centravanti Kamataru. Incredibile serie di indecisioni, di incertezze, di errori, di malintesi fra i difensori jugoslavi. Anche la formula di Miljanić, che ha voluto mettere insieme giocatori di sicura classe, ma che da molti anni non giocano insieme, che addirittura non giocano in campionato, nemmeno questa formula quindi ha avuto successo. Prima c'erano stati i buchi madornali della coppia di centro formata da Primorac e dai vari stopper che si erano succeduti. Ora vediamo che, nonostante la presenza dell'espertissimo Buljan e del tecnico Zayez, la difesa continua a far acqua. Jovin respinge di testa, ha mandato in avanti Tiklean. Ora Iordanescu, autore della prima rete. Un fallo di Shuriak, un tiro in favore della Romania. Krisan, Buljan di testa, Iordanescu verso Negrila, in azione Tiklean che però ha perduto la palla, Sušić. Stefanescu, Sušić è riuscito a rubargli la palla. Avanza Sušić. Zlatko Vujović al centro, solo Sušić vuol concludere gli stesso, mentre ormai il portiere era uscito, aveva lasciato la porta vuota. Un passaggio verso il centravanti sarebbe stato forse più consigliabile. Prima grossa occasione per la Jugoslavia. Secondo calcio d'angolo in favore della nostra squadra.
Zlatko Vujovic, parata di Jordache. Ricordiamo che rispetto all'incontro di andata, ora le due squadre sono in perfetta parità, 2-0 per la Jugoslavia a Belgrado. Ora, ma non è trascorsa nemmeno mezz'ora di gioco ancora, 2-0 in favore della Romania. Zajec, evitato con eleganza Kamataru. Zajec prosegue, evita un altro avversario, ci offre un saggio della sua facilità di dribbling e di palleggio, però ora ha lasciato scoperta la difesa. Zoran Vujovic dietro a Buljan è stato questa volta attento e ha dato indietro al portiere Panteric. Jovina la palla, l'ha data a Zlatko Vujovic, ora a Janjanin. Ecco Janjanin, atleta elegante, di sicura classe, ma piuttosto fragile, privo di grinta, e dobbiamo anche dire un atleta che come pochi ha scarsissimo anzi il senso del gol. Intanto vediamo avanzare Zajec dopo un intervento piuttosto dubbio su un giocatore rumeno. Ecco il passaggio per Vujovic, che si è mandato forse troppo in avanti questo pallone. Comunque vedete che il suo scatto è stato eccezionale. C'è un fallo di Negrila, che poi ha mandato in fallo laterale. Vediamo cosa dice l'arbitro. L'arbitro concede soltanto la rimessa in gioco, quindi non è stato fallo. Sušić, Šurjak, Vujovic. Šestić troppo piccolo fra due avversari, c'è un fallo di mano netto di Jordanescu, autore della prima rete, punizione in favore della Jugoslavia. Šurjak vicino al pallone, che è stato messo a terra da Šestić. Ecco ancora Šestić vicino alla palla. Probabilmente dopo l'insuccesso di prima, Šurjak questa volta tenterà il tiro da lontano. Ecco Šurjak infatti che ha fatto partire il suo sinistro, ancora Šurjak dopo la spinta della barriera. Šurjak e Negrila, Jordanescu, pallone portato in avanti da Kamataru. Ecco Kamataru che è sfuggito alla stretta di Buljan. Samesh si è visto respingere il pallone da Šestić. Šurjak in fuorigioco, Šestić e Zlatko Vujovic. Tigliano alla palla. L'ha perduta, ma l'arbitro ha fermato il gioco per un fallo di Šurjak. Punizione in favore della Romania. Tigliano sulla destra per Cristian, era in fuorigioco. Ecco, appena adesso è stata battuta la punizione per fuorigioco. Zajec avanza, ricordiamo che la Romania conduce per 2-0, sono trascorsi 32 minuti di gioco. Sušić, Šestić, Zlatko Vujovic, ha di fronte Samesh. Il passaggio è per Šurjak, ecco ancora un passaggio per Vujovic che arresta comunque. Recupera Jovin, discesa di Jovin, il pallone è già terminato oltre il fondo, quindi si riprenderà con la rimessa in gioco da parte dei difensori rumeni. Jordache tocca al capitano Samis, da questi a Negrila.
ancora Sames, poi Stefanescu. C'è stato un fallo di Šurjak. Iordanescu. Lo segue Klincharski, che tocca per ultimo e manda in fallo laterale. Rimessa in gioco di Negrila. Iordanescu. Entra Klincharski, calcio d'angolo. È il secondo calcio d'angolo in favore della Romania. Due ne ha battuti pure la Jugoslavia. Krišan, Pantelić in buona posizione, precede Tikleanu. Šestić lancia per Šušić in buona posizione, ha un solo uomo di fronte Šušić, ecco il suo cross. Era in buona posizione, poi Šestić tira e non è. Non riesce a realizzare. Intanto vediamo che salza un uomo dalla panchina rumena che corre a dare istruzioni ai difensori della squadra di casa. Questa volta è stato Šušić, che è riuscito a liberarsi bene sulla destra, ad effettuare un cross. Il pallone è terminato come te a Šestić, eccolo inquadrato. E da posizione favorevolissima Šestić non ha segnato. Dobbiamo dire che non è molto fortunata la Jugoslavia. Ha ricevuto due reti, ha incassato due reti. Ora erano in fuori di gioco due romeni. Diciamo che lui ha incassato due reti su errori piuttosto ingenui, malintesi fra i propri giocatori. E non è riuscita a realizzare due occasioni scaturite da due azioni ben congegnate e ben combinate. Tra l'altro vediamo Zajec che manda sulla sinistra verso Vujović, preceduto direttamente da Stefanescu, da errore dei giocatori rumeni, dei quali però Vujović non sa approfittare. Ancora una grossa ingenuità da parte dei giocatori jugoslavi. Questa è stata grossissima. Il pallone era stato regalato a Vujović, che da due passi non ha saputo trovare il suo compagno d'attacco. Intanto vediamo Šestić che combina con Klincharski, sempre Šestić in azione. Evita bene un avversario, cioè Munteanu, dà al centro per Šušić. E ancora un malinteso, Šušić non è riuscito a trovare Janjanin. Zoran Vujović, tutta la Jugoslavia si è portata in avanti, ecco Janjanin. Vujović. Zoran Vujović. Buljan è uscito finalmente dalla propria area di rigore, anche Buljan. Zajec da a Jovin. Jovin fa scattare Zlatko Vujović. Vediamo intanto che cominciano a sventolare anche alcune bandiere jugoslave sulla tribuna dello stadio di Bucarest, in seguito a queste belle manovre e alla superiorità tecnica dimostrata in questi ultimi minuti dalla nazionale jugoslava. Jorda che manda in avanti, colpo di testa di Zoran Vujović. Klincharski salta assieme a Iordanescu. La rimessa in gioco alla Jugoslavia, Zoran Vujović. Iordanescu indietro a Stefanescu, quindi il numero 6, Penteanu. Ancora il libero rumeno che avanza, fa filtrare questo pallone per Raducanu, questi ha dato a Iordanescu.
ancora Raducanu che riesce a vincere un duello con Zoran Vujovic, poi Penteanu indietro a Stefanescu, Kamataru controllato da Buglia riesce a far perdere il pallone comunque indietro a Kamataru, Monteanu a crossato, respinto di testa Jovin, poi dall'altra parte Stefanescu, ora Monteanu tira oltre il fondo. Ricordiamo che le reti per la Romania sono state segnate al 21esimo da Iordanescu, il numero 8, e al 25esimo da Kamataru, il numero 9. Sušić ha la palla, insiste nel dribbling, comunque questa volta ha commesso su di lui il fallo Penteanu, punizione battuta da Zoran Vujovic, pallone a Zajec. Janjanin, passaggio per Sušić, dribbling chiaro di Sušić e fallo di Monteanu, è lo stesso Sušić che batte la punizione. Punizione di Monteanu che si era avanzato oltre la misura consentita. Šestić, buona questa azione di Šestić che però alza troppo Samis, ha respinto di testa, continua a premere la Jugoslavia. Sušić, Šestić che non riesce ad agganciare, ha fornito il pallone a Iordanescu, Iordanescu Raducanu, inseguito da Vujovic, pallone terminato a Penteanu, da Penteanu sulla destra dove c'è Kamataru, l'autore della seconda rete, che scatta inseguito da Janjanin, lascia al centro per Raducanu, Krišan ha di fronte Buglia, riesce a crossare, Iordanescu ha tentato la sforbiciata che gli è andata male. Zajec, tiro per Pantelić, Penteanu ha tirato, Pantelić è dovuto intervenire su un pallone reso estremamente pericoloso da un rimbalzo sul terreno. Colpo di testa di Jovin. Intanto la Romania ha battuto il suo terzo calcio d'angolo. C'è stato un fallo di Kamataru e punizione in favore della Jugoslavia. Pantelić e Buljan. Vediamo i nomi sul video, i nomi degli autori delle due reti, è precisamente Iordanescu 21esimo e Kamataru 25esimo. 3 minuti mancano alla fine del primo tempo. Iordanescu, anzi Stefanescu, colpo di testa mancato da parte di Buglia, ma interviene Zoran Vujovic. Manda a Šestić, Šestić che alterna momenti di grande talento, momenti molto brillanti, a pause incomprensibili. Tikleanu, Tikleanu in avanti, ha respinto Zajec, ma c'è stato un fallo di Negrila, il numero 2, c'è una punizione in favore della Jugoslavia. Pantelić Zajec. Non riesce a colpire di testa Šurija, anzi Zlatovojevic. Ora è Samis che evita l'intervento dello stesso giocatore jugoslavo. Da in avanti, abbiamo visto Kamataru dare indietro a Negrila, poi Tikleanu fa avanzare i Stefanescu, Negrila per Krišan in buona posizione, parte il cross, è entrato a vuoto, avete visto il portiere jugoslavo,
ma per sua fortuna non c'era nessuno pronto dei giocatori rumeni a raccogliere al centro dell'area di rigore. Zajec. Ora è Klincharski in azione. Sušić. È avanzato Zajec. Ha sbagliato però l'ultimo passaggio. No, anzi si era trattato, scusate, di Jagnanin che ha sbagliato il passaggio. Ora è Klincharski in azione. Ecco Zajec. Un minuto alla fine del primo tempo. Colpo di testa di Stefanescu, poi Kamataru, Jagnanin, Same sbaglia, torna a sbagliare ancora Šestić, Negrila, Kamataru, il centravanti ancora Negrila. Viene lanciato Raducanu, Zajec, contende il pallone al giocatore rumeno. E si riprende con il rinvio da parte dei difensori jugoslavi. Klincharski. Jagnanin e Klincharski. E in questo momento l'arbitro turco Ok fischia la fine del primo tempo. Ricordiamo, a Bucarest la Romania conduce sulla Jugoslavia per 2-0 nella seconda finale per la conquista della Coppa dei Balcani. Hanno segnato al 21esimo Iordanescu, al 25esimo Kamataru. Ci risentiremo per la ripresa. Fra la Romania e la Jugoslavia, incontro che si disputa a Bucarest ed è valevole quale finale della Coppa dei Balcani. L'incontro di andata si era concluso con la vittoria della Jugoslavia per 2-0. Dopo il primo tempo a Bucarest sta conducendo la Romania per 2-0. Reti segnate da Iordanescu al 21esimo minuto di gioco e da Kamataru al 25esimo. Iordanescu il numero 8, Kamataru numero 9 della Romania. Le due squadre sono scese in campo nelle seguenti formazioni: la Romania con Iordache in porta, il numero 2 Negrila, il 3 Munteanu, 4 Sames, 5 Stefanescu, 6 Penteanu, 7 Crisan, 8 Iordanescu, 9 Kamataru, 10 Tikleanu e 11 Raducanu. La Jugoslavia in porta Panteric, il numero 2 Zoran Vujovic, il 3 Jovin, il Krstičević tira oltre il fondo, quindi c'è una novità nella Jugoslavia, è entrato Krstičević, probabilmente al posto di Jagnanin. Dunque, numero 2 Zoran Vujovic, numero 3 Jovin, numero 4 Zajec, numero 5 Buljan, numero 6 Klincharski, numero 7 Šestić, numero 8 Jagnanin, numero 9 Zlatko Vujovic, numero 10 Šurjak e numero 11 Sušić. Nel secondo tempo, nella formazione jugoslava, abbiamo visto Krstičević che gioca con il numero 14. Avevamo già detto all'inizio che Miljanić era stato in forse fino all'ultimo momento se schierare Krstičević, Jagnanin oppure Bakrač. Ha deciso di schierare Jagnanin. Tanto vediamo che sono in due i giocatori jugoslavi entrati nella ripresa. Sulla destra vediamo scattare Zlatko Vujovic, ma in campo è rimasto anche Jagnanin. Discendono i rumeni, Raducanu preceduto l'ultimo istante da Jovin. Jagnanin, lancio sulla sinistra, impreciso in quanto che è effettuato nei pressi del capitano dei romeni Sames. Intanto vediamo Negrila che opera un cross, Buljan ha respinto di testa, Raducanu, ancora Buljan entra,
Ticleano sulla destra per Negrila. Raducano fermato da Zoran Vujovic, ma Klinčarski rinvia per Janjanin. Krstičević. Šestić, che ha mancato una grossa occasione, la migliore presentatasi agli jugoslavi nel primo tempo. Krstičević. Zlatko Vujovic. Entra il numero 3 Munteanu e manda in fallo laterale. Incertezza, malintesi, alternati anche a momenti lucidi e brillanti, hanno caratterizzato il primo tempo della formazione jugoslava. Anche per i romeni però può valere lo stesso discorso, dobbiamo dire, però i romeni hanno saputo approfittare dei vuoti creatisi nella difesa avversaria, i jugoslavi invece non hanno saputo farlo. Anzi, ad essere più precisi, dobbiamo dire che i romeni hanno segnato per gli errori della nostra difesa e non hanno d'altra parte concluso quando si sono presentati soli davanti a Pantelic in seguito ad azioni veramente perfette e condotte con grande validità, con grande abilità. Intanto vediamo Raducanu che scende, poi lascia la palla a Ticleanu, da questi a Iordanescu, autore della prima rete rumena. Avanza anche Munteanu, lo affronta Zoran Vujovic e mette in fallo laterale. Dunque dicevamo che i rumeni non hanno saputo segnare proprio quando avevano condotto delle azioni perfette, mentre hanno segnato una volta su calcio di punizione in seguito a un errore di appostamento della barriera jugoslava, e poi hanno segnato la seconda volta con Kamataru, il numero 9, in seguito a un'incredibile serie di errori e di malintesi fra i giocatori jugoslavi. Proprio l'affiatamento è stato il fattore determinante, possiamo dire, nel primo tempo. Valido quello fra i romeni che si trovavano a memoria, scarsissimo, inesistente, potremmo dire, l'affiatamento invece fra i giocatori jugoslavi. Iordanescu tira ancora e per poco non segna, per poco non si ripete la situazione del 21esimo del primo tempo, quando Iordanescu, ricevendo così un tocco da un passo da un avversario, aveva infilato alla sinistra di Pantelić. Jovin intanto dà il pallone al centro per Primorac. Primorac ha dato a Šestić, è entrato dunque Primorac al posto di Zajec. Abbiamo ora la coppia centrale di difesa, Primorac e Buljan. Ecco proprio Buljan che dà in avanti, poi della Coppa dei Balcani. L'incontro di andata si era concluso con la vittoria della Jugoslavia per 2-0. Dopo il primo tempo a Bucarest sta conducendo la Romania per 2-0. Reti segnate da Iordanescu al 21esimo minuto di gioco e da Kamataru al 25esimo. Iordanescu il numero 8, Kamataru numero 9 della Romania. Le due squadre sono scese in campo nelle seguenti formazioni. La Romania con Iordache in porta, il numero 2 Negrila, il 3 Munteanu, il 4 Sames, 5 Stefanescu, 6 Penteanu, 7 Crisan, 8 Iordanescu, 9 Kamataru, 10 Ticleanu e 11 Raducanu. La Jugoslavia in porta Pantelić, il numero 2 Zoran Vujovic, il 3 Jovin, il Krstičević tira oltre il fondo, quindi c'è una novità nella Jugoslavia, è entrato Krstičević, probabilmente al posto di Janjanin. Dunque, numero 2 Zoran Vujovic, numero 3 Jovin, numero 4 Zajec, numero 5 Buljan, numero 6 Klinčarski, numero 7 Šestić, numero 8 Janjanin, numero 9 Zlatko Vujovic, numero 10 Šurjak e numero 11 Sušić. Nel secondo tempo, nella formazione jugoslava, abbiamo visto Krstičević che gioca con il numero 14. Avevamo già detto all'inizio che Miljanić era stato in forse fino all'ultimo momento se schierare Krstičević, Janjanin oppure Bakrač.
ha deciso di schierare gli Anjurim. Tanto vediamo che sono in due i giocatori jugoslavi entrati nella ripresa. Sulla destra vediamo scattare Zlatko Vujovic, ma in campo è rimasto anche Janjarin. Discendono i rumeni, Raducanu preceduto l'ultimo istante da Jovin. Janjarin, lancio sulla sinistra, impreciso in quanto che è effettuato nei pressi del capitano dei romeni Samis. Intanto vediamo Negrila che opera un cross, Buglian ha respinto di testa, Raducanu, ancora Buglian, entra Ticleanu sulla destra per Negrila. Raducanu fermato da Zoran Vujovic, poi Klinčarski rinvia per Janjarin. Krstičević, Šestić, che ha mancato una grossa occasione, la migliore presentatasi agli jugoslavi nel primo tempo. Krstičević, Zlatko Vujovic, entra il numero 3 Munteanu e manda in fallo laterale. Incertezza, malintesi, alternati anche a momenti lucidi e brillanti, hanno caratterizzato il primo tempo della formazione jugoslava. Anche per i romeni però può valere lo stesso discorso, dobbiamo dire, però i romeni hanno saputo approfittare dei vuoti creatisi nella difesa avversaria, gli jugoslavi invece non hanno saputo farlo. Anzi, ad essere più precisi, dobbiamo dire che i romeni hanno segnato per gli errori della nostra difesa e non hanno d'altra parte concluso quando si sono presentati soli davanti a Pantelic in seguito ad azioni veramente perfette e condotte con grande validità, con grande abilità. Intanto vediamo Raducanu che scende, poi lascia la palla a Ticleanu, da questi a Iordanescu, autore della prima rete rumena. Avanza anche Munteanu, lo affronta Zoran Vujovic e mette in fallo laterale. Dunque dicevamo che i rumeni non hanno saputo segnare proprio quando avevano condotto delle azioni perfette, mentre hanno segnato una volta su calcio di punizione in seguito a un errore di appostamento della barriera jugoslava, e poi hanno segnato la seconda volta con Kamataru, il numero 9, in seguito a un'incredibile serie di errori e di malintesi fra i giocatori jugoslavi. Proprio l'affiatamento è stato il fattore determinante, possiamo dire, nel primo tempo. Valido quello fra i romeni che si trovavano a memoria, scarsissimo, inesistente, potremmo dire, l'affiatamento invece fra i giocatori jugoslavi. Iordanescu tira ancora e per poco non segna, per poco non si ripete la situazione del 21esimo del primo tempo, quando Iordanescu, ricevendo così un tocco da un passo da un avversario, aveva infilato alla sinistra di Pantelic. Jovin intanto dà il pallone al centro per Primorac, Primorac ha dato a Šestić, è entrato dunque Primorac al posto di Zajec. Abbiamo ora la coppia centrale di difesa, Primorac e Buglian. Ecco proprio Buglian che dà in avanti, poi torna a prendere la palla, viene commesso fallo sul giocatore dell'Amburgo da parte di Iordanescu. No, da parte del numero 6 che è Penteanu, ed è stata buttata la punizione. Šestić evita anche il fallo dell'avversario, Vujovic aggancia Jovin che era in fuorigioco. Scambio Munteanu e Jordache e pallone per Negrila. Krišan, sì,
Tikleanu, inseguito da Klinčarski, dà indietro a Stefanescu. Intercettato il pallone da Krstičević, che ha lasciato a Janjanin. Dunque nella formazione jugoslava non ci sono più, rispetto al primo tempo, Zajec, che è stato sostituito da Primorac. Intanto vediamo Klinčarski, Jovin, su di lui è entrato Negrila, l'arbitro non concede un calcio d'angolo alla Jugoslavia, anche se abbiamo avuto la sensazione che ultimo a toccare sia stato Negrila. E intanto vediamo avanzare Jordanescu. Raducanu, che ha tagliato fuori nettamente Zoran Vujovic. Ancora Raducanu, 11 metri, fallo di Buljan, calcio di rigore. Buljan è entrato su Raducanu, e la Romania ha l'occasione di portarsi 3-0. Tira Jordanescu, nono minuto della ripresa, rete, 3-0 per la Romania. Decisamente verso la vittoria, vittoria complessiva, intendiamoci, conduce per 3-0 dopo aver perduto a Belgrado nel contro di andata per 0-2. Fallimento completo quindi di questa nazionale, che dopo 11 vittorie si presenta per la prima volta in un incontro ufficiale, diciamo 11 vittorie sotto la guida di Miljanic. Questo di oggi però è il primo incontro ufficiale. Intanto ci sono discussioni, bisogna cambiare pallone. Il pallone col quale si è giocato fino a questo momento, che era stato sostituito, l'arbitro ha richiesto che si riprendesse a giocare ancora con lo stesso pallone. Intanto vediamo fuggire su questa Klinčarski. Krstičević non era in buona forma ultimamente, meravigliano un po' la sua inclusione. Krstičević, ricordiamo, aveva segnato una rete nel 2-0 di Belgrado, l'altra era stata segnata da Mirosevic. Avete visto la panchina jugoslava? Sulla sinistra c'era l'allenatore
Manescu. Ancora Negrila, che è stato molto attivo anche nel primo tempo, Stefanescu. Kamataru, Iordanescu, Negrila. Ora la squadra jugoslava, nettamente scioccata dallo 3-0, non riesce più a raccapezzarsi, vede che c'è questa serie lunghissima di passaggi fra i giocatori romeni, interrotta ora da questo fallo di Krstičević, punizione. Iordanescu a Krisan. Raducanu, Pantelic ha parato su di lui, è terminato Tikleanu. Ricordiamo che la Jugoslavia ha sostituito due giocatori, intanto vedete Primorac che è entrato al posto di Zajec, mentre Krstičević è entrato al posto di Šuljak. Dicevamo che c'è stato il fallimento completo delle teorie di Miljanić per quanto riguarda le ultime convocazioni. Šuljak e Zajec sono stati sostituiti nel secondo tempo, Buljan chiamato dall'Amburgo non si è visto molto e fra l'altro ha provocato il calcio di rigore del 3-0. Krstičević. Primorac. Šestić. Janjanin. Zoran Vujović. Tenta il tiro Zoran Vujović, ha respinto Stefanescu. Fallo laterale messo in gioco per Jovin. Šestić, ancora Jovin. Jovin si fa luce su Negrila. Viene sgambettato, termina a terra, l'arbitro lascia correre. Krisan manda in avanti Iordanescu per Tikleanu. Inseguito da Šestić. Riesce a crossare. Primorac su Buljan che allontana. Zlatko Vujović, Janjanin, regola del vantaggio. Primorac si è portato in avanti. Krstičević. Zlatko Vujović. Scatto di Zlatko Vujović che riesce a crossare. Jordake ha parato. Eccezionale lo scatto di Zlatko Vujović e brillante tiro cross che però termina tra le braccia del portiere per la mancanza di un atleta jugoslavo pronto a scattare su quel pallone. Intanto c'è stato un fallo su Buljan, battuta la punizione e Janjanin in azione. Avanza Klinčarski. Stefanescu respinge di testa, Klinčarski accompagna il pallone oltre la laterale, rimetterà in gioco. Verso Sušić, che ancora non si è visto nel secondo tempo. Lascia la palla a Janjanin, ma interviene Zoran Vujović, Šestić. Zlatko Vujović in buona posizione, ma era in fuori gioco. In effetti non si è trattato nemmeno di fuorigioco. Zlatko Vujović era in posizione regolare, ma l'ho visto, è rimasto fermo sui suoi passi, ha tirato senza convinzione ed ha mancato una grossissima occasione. Buljan,
Krstičević, contrastato da Camataro, autore della seconda rete rumena. Da Penteanu il pallone a Munteanu e poi a Camataru. Krstičević è evitato. Entra Klinčarski, ma ancora Camataru recupera. Da indietro a Penteanu, ecco Negrila solo sulla destra in fuorigioco. Krišan. Siamo giunti così al 19° minuto della ripresa. La Romania conduce per 3-0. Ora la Jugoslavia, se vuole continuare a sperare, deve segnare almeno una rete e vedete che cerca di portarsi continuamente all'attacco, riesce anche a minacciare seriamente la rete di Jordache. Ma purtroppo l'unica occasione, grossa vera occasione capitata poco fa a Zlatko Vujović è stata sprecata per una incredibile e inspiegabile indecisione del giocatore. Ora Krstičević, che è entrato nel secondo tempo, ha colpito di testa e ha mandato oltre il fondo. Ventesimo minuto della ripresa, mancano quindi 25 minuti alla fine dell'incontro. Finta di Buljan, avanza Primorac. Klinčarski, Buljan. Klinčarski, Munteanu riesce a fermarlo, tocco a Zoran Vujović, Munteanu in fallo laterale, rimessa in gioco per la Jugoslavia, Zoran Vujović, Krstičević, intervento di testa di Jordanescu, Camataru, Krstičević che lotta fra due avversari. Zoran Vujović crossa, non riesce a coprire di testa Sušić, completamente annullato nel secondo tempo dai difensori. Ha avuto due o tre spunti nel primo tempo Sušić, fra l'altro ha sbagliato, ha mancato una grossa occasione da rete. Buljan, Janjanin, in profondità per Šestić che inspiegabilmente mette fra i piedi di un avversario e avanza dall'altra parte Krišan, ha di fronte Primorac superato, avanza anche Raducanu che tira, para Pantelić e poi blocca con l'aiuto di Klinčarski. Ecco Raducanu che è l'atleta che era fuggito ai difensori jugoslavi al 9° minuto della ripresa e quando stava avviandosi da solo verso il portiere Pantelić è stato messo a terra da un intervento falloso di Buljan. Colpo di testa di Sames, questi è Tikleanu, Krišan Tikleanu. Evitato Šestić che commette fallo, punizione in favore della Romania. Pare che ci sia una sostituzione fra i giocatori rumeni, vediamo uscire il numero 6 Penteanu. Il numero 14, ci viene comunicato, è Nicolae,
Klinčarski ha mandato in fallo laterale. Intanto vediamo che Klinčarski si è portato in posizione di terzino d'ala e Pantelić compie un autentico miracolo parando il tiro a due passi di Iordanescu. Iordanescu avrebbe messo la parola fine a questa partita, a questo doppio confronto, perché sul 4-0 la Romania sarebbe stata irraggiungibile. La Jugoslavia ritorna a sperare. C'è stato un cross di buio, ci dicevamo che Klinčarski si è portato in posizione di terzino su Radukan, mentre Zoran Vujović, che aveva giocato in posizione di terzino nel primo tempo, si è portato in posizione d'attacco. Il pallone è ora manovrato dal capitano Samis. Vicino a lui Stefanescu, ma il pallone è servito all'attivissimo Negrila. Primorac ha respinto. Sul pallone sono intervenuti Krstičević e Zoran Vujović. Krstičević ha messo fallo, ecco inquadrato il giocatore dell'Hajduk. E c'è la punizione per i rumeni. Negrila ha dato a Iordanescu, autore di due reti. Tikleanu ha di fronte Šestić, riesce a crossare e Pantelić spara. Zlatko Vujović. Fallo su Janjanin. Battuta la punizione da primo, ma il tiro deve essere ripetuto. Sbagliano anche nell'effettuare il calcio di punizione i giocatori jugoslavi e Negrila può avanzare. È ancora una situazione pericolosissima per la difesa jugoslava. Finta Radukanu, solo Pantelić manda sull'avversario e il pallone termina oltre il fondo. Avete visto che Pantelić è dovuto intervenire disperatamente. Per sua fortuna il pallone è stato ribattuto da Radukanu oltre il fondo. Jordake. Iordanescu. Questi è Stefanescu. Samis. Ecco Nicolai, entrato nel secondo tempo al posto di Penteanu. Krstičević batte una punizione. Indietro a Buljan, da questi a Primorac, a Šestić. Jovin, Zoran Vujović, Janjanin, Samis che precede inesorabilmente sempre Sušić. Sušić non ha toccato ancora pallone nel secondo tempo. Zlatko Vujović, fermato da Vujović, recupera sulle spalle Buljan. Ecco un lancio verso Zoran Vujović, Negrila rinvia. Primorac ha la palla, la dà Janjanin. Ecco un scatto per Jovin, non è in fuorigioco Jovin, rigore. Stava altro al portiere, poiché Jovin lo aveva evitato molto bene. Avevano
pensato che Jovin fosse in fuorigioco è stata la sorpresa che ha giocato un ruolo decisivo in questa occasione. Jovin è terzino sinistro, non ha un marcatore diretto, ha potuto approfittare dell'occasione, si è portato in avanti. Come avete visto, al portiere non è rimasto altro che commettere fallo. Vediamo, Sušić dovrebbe tirare il calcio di rigore. Ecco Sušić che parte. Rete, 3-1. Parità. Parità per quanto riguarda i due incontri. Intanto ricordiamo che se il risultato dovesse rimanere questo di 3-1, la vittoria nella Coppa dei Balcani andrebbe alla Jugoslavia, in quanto che la rete segnata fuori casa ha un valore doppio. Dunque la rete calcio di rigore è stata segnata al 30° della ripresa da Sušić. Radukan in lotta con Klinčarski. Entra Zoran Vujović. Fallo di Zoran Vujović. Fallo d'ostruzione. Pantelić rinvia. Pallone a Zlatko Vujović. Sulla destra verso Zoran Vujović. Ma Sušić non può intervenire, quindi è fallo laterale che viene messo in gioco per la Romania. Stefanescu. Colpo di testa di Jovin su Tikleanu, che recupera il pallone, poi lo riconquista Buljan. Buljan lancia a Sušić. Sulla destra Zoran Vujović in buona posizione, oltre il fondo. Grossissima occasione per Zoran Vujović. Mancano 13 minuti alla fine dell'incontro. La Romania conduce per 3-1. E ora le due squadre sono in parità 3-3. Dopo l'incontro di Belgrado, la vittoria jugoslava di 2-0. Šestić aveva rubato un pallone a Tikleanu, poi è intervenuto Negrila a liberare. Primorac tagliato fuori da questa azione di Tikleanu, che dà a Krišan. Krišan ha di fronte Jovin ora, dal centro dove è intervenuto Zoran Vujović. Ora Janjanin fa avanzare Krstičević, che lascia Šestić. Al centro per Sušić. Sušić ha segnato sul calcio di rigore e non ha fatto altro. In fuorigioco Kamatar. Sušić. E finalmente una bella azione anche da parte di Sušić. Negrila respinto di testa, Zoran Vujović. Munteanu, Radukanu e Nicolae.
avanza Negrina che dà a Krišan. Krišan di fronte Jovin, lo evita con questa azione sulla destra. Jovin oltre il fondo, calcio d'angolo. È il quinto calcio d'angolo in favore della Romania. Esce Camataro, il numero 9, autore della seconda rete rumena. Ecco il numero 9 che esce. Col numero 16 è entrato Nircea. Col vitetta di Sušić, poi c'è un lancio di Šestić per Zlatko Vujović. Stefanescu ha dato indietro al portiere Jordache, ancora Stefanescu in azione. Al centro per Nicolai. Primorac ha preceduto il nuovo entrato Nircea, che poi ha tolto il pallone a Šestić. Jordanescu. Ecco Nicolai che lascia indietro a Raduca, un tiro troppo forte oltre il fondo. 3-1 in favore della Romania. E mancano 10 minuti alla fine dell'incontro. Salto di testa di Zlatko Vujović, poi Krstičević, saltato assieme a Jordanescu, la rimessa in gioco ai rumeni, l'effettua Munteanu, colpo di testa di Raducanu verso Jordanescu, su di lui entra Zoran Vujović, lo mette a terra. Stesso Jordanescu, al centro avanza Negrila. Nircea ancora per Negrila. Krišan. Bujan cerca di colpire di testa, ma l'aveva preceduto l'avversario, cioè Nircea col numero 16. Poi risolve tutto con un'entrata decisa, come avete visto, Pantelić. Ora Primorac verso Šestić, il lancio sulla sinistra troppo forte per Zlatko Vujović. Samec scambia con Stefanescu. Ancora Stefanescu in azione. Errore di Šestić al quale rimedia con decisione Jovin. Stefanescu di testa in avanti, Klinčarski verso Krstičević, che non c'è nessuno ormai. Calcio di rigore, c'era prima un fallo fuori dall'area di rigore di Pantelić, ma l'arbitro ha lasciato il vantaggio, come avete visto, e c'è stato un secondo fallo di un difensore sul giocatore rumeno che era riuscito ad entrare in area col pallone dopo lo scontro fra Pantelić e Raducan. Il giocatore a terra è Nircea. Nircea che poco fa era entrato in sostituzione di Kamataro.
probabilmente Iordanescu avrà l'opportunità di segnare la sua terza rete. E vediamo Iordanescu che mette a terra il pallone. Sarà quindi ancora Iordanescu a calciare dal dischetto. Terzo calcio di rigore della giornata, Iordanescu. 4-1. Ricordiamo, la prima rete è venuta al 21esimo del primo tempo, segnata da Iordanescu. In seguito al calcio di punizione, non direttamente, è stato un tocco da un passo di un compagno di squadra al numero 8 Romero, che ha strafilato in rete da una ventina di metri. Poi al 25esimo raddoppiava per la Romania Kamatar. Nella ripresa Iordanescu segnava sul calcio di rigore, poi al 30esimo Sušić ancora sul calcio di rigore segnava l'unica rete jugoslava. Ora, come avete visto, era il 39esimo della ripresa, Iordanescu ha portato a 4 le reti della Romania. Punizione battuta da Primorac, poi c'è un madornale errore di Jagnanin che offre il destro a Krisan e Ticleanu di portarsi in tandem sulla destra, rimedia tutto Primorac e manda oltre il fondo. Sesto calcio d'angolo in favore della Romania, battuto Krisan. Poi è intervenuto anche Nirci, che in rovesciata ha mandato oltre il fondo. Šestić. 4 minuti per la Jugoslavia per poter riacciuffare il pareggio complessivo. Krstičević lancia sulla destra. Ames ha accompagnato il pallone oltre il fondo, vediamo se si tratta di rimessa in gioco, calcio d'angolo, rimessa in gioco. Intanto vediamo che all'attacco si è portato Primorac. Linčarski, Zoran Vujovic, Munteanu rinvia, Linčarski ancora in avanti, Sames precede di testa Primorac, poi Munteanu, Linčarski di testa indietro per Krstičević. Grila rinvia verso Krisan in lotta con Jovin, il pallone è tornato in fallo laterale, rimessa in gioco alla Jugoslavia. Šestić a Krstičević. 3 minuti alla fine dell'incontro, perde un bel pallone Krstičević. Raducanu indietro a Munteanu. Iordanescu, lancio preciso per Krisan, evitato Jovin nettamente, poi sbaglia Krisan, Šestić può rimediare. Jovin, ancora un malinteso fra i giocatori jugoslavi, Negrila in avanti verso Iordanescu, fermato da Buglia, poi entra Krstičević ma lo precede Raducanu.
Raducanu, regola del vantaggio, anzi c'era fallo di Krstičević. Nikleanu, stanno facendo una tremenda confusione i giocatori jugoslavi. Jordanescu, Raducanu, e ancora una volta Pantelić deve uscire disperatamente. Krišan, colpo di testa di Buljan che libera a porta vuota. Krišan indietro a Nircea. Raducanu ha deviato il tiro di Nircea, poi ha allontanato leggermente Primorac. Ora era in fuorigioco Jordanescu. 2 minuti alla fine dell'incontro. Applausi per i giocatori romeni che a volte danno l'impressione di ubriacare letteralmente i difensori jugoslavi. Samec ha respinto il tiro di Klinčarski. Janjan ricaccia il pallone in avanti. Sušić tira oltre il fondo. Poteva essere il colpo della salvezza. Una salvezza pertanto non meritata, dobbiamo dire, perché la Romania ha manifestato una supremazia, a volte addirittura schiacciante, nei confronti della Jugoslavia. Ha rinviato Stefanescu, colpo di testa di Zoran Vujovic. Anche Buljan cerca di portarsi in avanti. L'arbitro consulta il cronometro e in questo momento fischia la fine dell'incontro. È stata una vittoria meritata, meritata senz'altro, è troppo eloquente il risultato di 4-1, ma meritata nel complesso, dobbiamo dire, rispetto a quanto hanno saputo fare i 22 giocatori sia a Belgrado che adesso qua a Bucarest. A Belgrado la Jugoslavia aveva vinto per 2-0, reti segnate da Mirocevic e da Krstičević.